La Casolea Retagiasca nasce nel 1995, nel luglio di quell'anno, per iniziativa di un gruppo di appassionati, di imprenditori locali accomunati dalla passione per questo nostro patrimonio, e ha sviluppato questa attività appunto in questi 20 anni. La compagine societaria nel tempo è mutata, si è ridotta, e da un paio d'anni a questa parte la casolearia viene seguita da un'unica famiglia. Io sono il titolare, rappresento la seconda generazione, infatti uno dei fondatori di questa azienda insieme a Marco Bonaldo è stato proprio mio padre, e insieme a Stefano Guasco, che è uno dei maggiori produttori di olio extravergine della nostra zona e anche dei più grandi conoscitori, e appunto io cerco di portare avanti questa nostra iniziativa nel migliore dei modi, insieme appunto all'aiuto di Marco. La Casolearia svolge la sua attività in tutto il mondo. Naturalmente l'Italia è il primo mercato, ma da sempre, fin dall'inizio, abbiamo rivolto la nostra attività a mercati esteri, a cominciare dalla Francia, che per vicinanza e quella che era un po' la nostra vocazione, è stato il nostro primo sbocco estero, ma attualmente sviluppa un grandissimo lavoro negli Stati Uniti, nel sud-est asiatico, negli Emirati Arabi, zone tipo Dubai, Abu Dhabi, per sintetizzare in tutti i 5 continenti. La taggiasca è, diciamo, l'oliva con la O maiuscola di questo territorio. E chiaramente tutto questo data ormai centinaia di anni fa, stiamo parlando appunto del periodo dei Benedettini, quindi si tratta più di 1000 anni fa, e è stata portata qui e qui ha avuto il suo territorio d'elezione, grazie appunto a un clima particolare, appunto anche un territorio che morfologicamente si addice in maniera perfetta, ideale. Ecco, chiaramente la taggiasca come varietà e come tantissime altre varietà è stata poi esportata in altri stati, però chiaramente io stesso appunto ho assaggiato certi oli fatti con appunto la taggiasca, ma in altri territori stranieri, ed effettivamente non è la stessa cosa, ecco, fortuna per noi, chiaramente. Quando abbiamo cominciato la nostra attività, quindi ormai sono 23 anni, essendo i più giovani, diciamo, di questo territorio, abbiamo tentato di organizzare appunto 3 linee particolari che rispecchiassero 3 tipologie di mercati, proprio appunto per non andare a disturbare nessun segmento. Quindi abbiamo ritenuto che il nome dell'azienda, cioè Casolearia Taggiasca, proponesse una linea particolare che abbiamo sempre dedicato alla grande distribuzione e al, diciamo, al dettaglio organizzato. E poi una linea dedicata interamente alla ristorazione e al food service, che è Terre Bormane, che è, diciamo, la linea che ha avuto più successo nel mondo intero, perché chiaramente è stata abbinata un utilizzo dei grandi chef che hanno acquistato fin da subito questo prodotto, e che quindi chiaramente con un passaparola hanno un po' determinato il nostro successo, prima in Europa e poi chiaramente nel mondo. In ultimo, l'ultima arrivata è stata appunto una linea invece dedicata al comparto che ci mancava, che era quello del retail, un retail, diciamo, di alta gamma, un luxury, che si chiama appunto Galateo & Friends, e che continua a oggi ad avere successo chiaramente nei migliori department store del mondo. Quello che abbiamo cercato di fare fin dall'inizio è dare una specie di concept che proponga non solo appunto chiaramente o banalmente una linea di prodotti alimentari, ma che dia quel valore aggiunto della nostra Italia, del nostro saper vivere, della nostra eleganza, del nostro modo di porci, delle nostre attitudini, e quindi abbiamo cercato di aggiungere via via anche delle chicche a livello di home collection, o qualche oggetto particolare, o anche proprio proporre qualche cosa di inerente alla cucina o alla tavola o a oggettistiche particolari, ecco, che si abbinino sia a un privato consumatore, che soprattutto un utilizzo
chiaramente in cucina nei grandi ristoranti. La distribuzione è quasi, in questo momento è quasi in esclusiva da Rinascente, sia a Milano che a Roma, quindi per noi è un indirizzo prestigioso e quindi abbiamo una buona collaborazione con loro da tantissimi anni. Chiaramente poi invece all'estero parliamo dei vari magazzini Lafayette, della Grande Pizzeria, oppure a Berlino da Cadevé o da Harvey Nichols a Londra, o da Digna De Luca a New York, tutti i vari grandi department store chiaramente hanno i nostri prodotti. Non avendo 20 anni fa una tradizione da dover portare avanti, non avendo uno storico, per noi è stato facile tentare appunto di diversificarci con una grafica un po' più contemporanea, con un senso di un po' più di leggerezza, ecco, perché diciamo l'azienda Oleari è sempre stata vista come un'azienda molto tradizionale, anche nei modi, nella tipologia del packaging e anche proprio nella vera attitudine a proporre il prodotto. Noi abbiamo cercato appunto di dare una svolta e devo dire ante Signani un paio di decenni fa eravamo forse un po', come si dice, too much. Dopo vari anni, piano piano, invece adesso siamo esattamente, 20 anni dopo, siamo esattamente nel mood, però eravamo forse un pochettino troppo avanti nella proposta, ecco. Adesso invece appunto con la nascita di tante tipologie di vendita differenti, internet chiaramente la fa da padrona, ma comunque anche tanti concept store, tanti negozi che vendono tutto di ogni genere, i boutique hotel, i contemporary hotel, tutto ciò ha fatto sì che appunto questo prodotto avesse un grosso interesse, ecco. Ma poi penso che il concetto che nella maniera migliore possa spiegare quella che sia la nostra filosofia è un po' lo slogan di Galateo, cioè il buono racchiuso nel bello, ossia la ricerca di prodotti di qualità in un packaging ricercato. Beh, c'è ancora molto da imparare. Diciamo che negli ultimi anni questa moda degli chef in TV ha molto aiutato la conoscenza dei prodotti di qualità. Come diceva Marco, noi siamo stati antesignani di molte cose, tra cui anche l'abbinamento con gli chef, perché una peculiarità dei nostri prodotti è quella di essere scelti e selezionati dai più grandi chef italiani e mondiali. Questo, oltre a essere un motivo di grande prestigio e un sinonimo di qualità per i nostri prodotti, è anche un modo per veicolare la qualità che pensiamo debba essere sempre ai massimi livelli e debba essere uno dei principali motivi da proporre. Dovrebbe aiutare anche il consumatore a conoscere quelle che sono le caratteristiche e a porle in contrapposizione con i prodotti di massa che troppo spesso troviamo nei supermercati e che non fanno altro che sminuire quello che è il valore di tutti i prodotti alimentari italiani che rappresentano l'eccellenza dei prodotti alimentari mondiali e che troppo spesso sminuiamo con sofisticazioni e con qualità troppo basse. Quello che spesso diciamo ai consumatori e ai nostri clienti è che è abbastanza stupido andare a condire un piatto magari pregiato con un olio non altrettanto pregiato, perché una goccia di olio non di qualità può rovinare il piatto intero. Poi c'è la parte, chiamiamola salutistica, che sta prendendo piede anche questo negli ultimi anni, c'è una sempre maggiore attenzione e da questo punto di vista l'olio extravergine, che da sempre fa parte della famosissima dieta mediterranea, è uno degli elementi sicuramente di maggiore importanza. Da anni selezioniamo appunto la materia prima e cerchiamo di acquisire le olive da produttori locali, appunto affezionati, di cui abbiamo certezza nella qualità e nella selezione del prodotto. E per ciò che riguarda il prodotto locale, che è il nostro fiore all'occhiello, naturalmente lo compriamo dai contadini della zona. Poi naturalmente abbiamo nella nostra gamma una gamma molto ampia,
chiaramente dei blend italiani che selezioniamo anche qua da commercianti, cooperative di produzione che conosciamo da molti anni e di cui ci fidiamo ciecamente, proprio per evitare il problema appunto della scarsa qualità. Poi naturalmente c'è una cura, una selezione di tutta una serie di altri prodotti che esulano propriamente dall'olio extravergine. Anche qua c'è una selezione, una cura che è stata fatta negli anni soprattutto da Marco Bonaldo, che ha selezionato delle eccellenze di prodotti che noi proponiamo nelle nostre linee. Chi ci conosce e chi ci ama per il Taggiasco, quindi sia nella versione non certificata che in quella DOP, e appunto accenno al fatto che noi siamo stati fondatori, una delle tre aziende che ha fondato il consorzio DOP, quindi noi abbiamo da subito creduto a questa certificazione di qualità, e quindi chiaramente DOP Taggiasca e chiaramente poi dopo in modo successivamente anche un italiano, anche perché appunto lavorando con la ristorazione siamo obbligati a fornire anche un prodotto e un blend che grazie alla sua costanza nel tempo possa essere sempre utilizzato nella stessa maniera con lo stesso gusto, chiaramente in uso di cucina, mentre invece il prodotto Taggiasco viene utilizzato in finizione, ecco, prima di portare il piatto in sala. Dalla mia famiglia lavoriamo io e mio cognato, io mi occupo della parte di direzione generale, lui della parte pratica, mentre Marco si occupa della parte commerciale, con particolare importanza soprattutto alla parte estera. Poi c'è una parte commerciale italiana di distribuzione organizzata, di grande distribuzione, che seguiamo direttamente anche qua come azienda. E poi abbiamo una serie di collaboratori che sono tutti giovani, che abbiamo nel tempo selezionato. Si possono considerare adesso una squadra a cui teniamo molto, perché sono tutti ragazzi giovani, sono tutti ragazzi volenterosi e che hanno nel tempo capito quella che è la filosofia che noi due soprattutto volevamo dare a questa azienda. Abbiamo avuto una grossa fortuna agli inizi del nostro progetto, che è stato quello appunto di conoscere uno chef importantissimo, a oggi forse uno dei più importanti chef del mondo, che all'epoca anche lui stava cominciando la sua carriera, e questo chef si chiama Alain Ducasse, che è celebrato in tutto il mondo, e noi forse grazie anche alla vicinanza del territorio, Ducasse ha cominciato appunto a lavorare all'Hotel de Paris con il suo nuovo ristorante, all'epoca appunto del Weekends, e questo incontro fortunato che io ho avuto con lui ha fatto sì che nascesse questa collaborazione che a tutt'oggi, dopo più di 20 anni, continua, quindi ci ha dato una notevole visibilità, perché poi con il famoso passaparola degli chef diciamo ci sono stati poi altri personaggi che si sono avvicinati, e a oggi serviamo veramente, proprio con grande modestia, ma serviamo veramente il gotha della ristorazione mondiale, ecco, Ducasse in primis, che ormai ha più di 30 ristoranti nel mondo e che noi serviamo chiaramente ovunque, ma anche poi calibri come Massimo Bottura, che è un nostro grande stimatore, con il quale abbiamo anche appunto una linea che produciamo appunto, che è quella di Villa Manodori, la sua linea. Poi abbiamo Heinz Beck della Pergola, abbiamo Daniel Huma a New York, abbiamo praticamente gran parte dei Relais Chateau nel mondo o in altre guide importanti, quindi veramente un parco clienti veramente di una certa importanza. Il prossimo evento sarà un evento importantissimo a cui noi teniamo molto, che è il SIAL di Parigi, che è un evento, una food exposition importantissimo, direi che con Anuga è forse uno dei più importanti al mondo, che si svolgerà a ottobre e noi saremo presenti con un nostro stand.